inizialmente si è trovato delle difficoltà rispetto a quelle che erano le sue aspettative. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Questa è una bella domanda. Mi sento bene, nel senso che sono molto soddisfatto. Se dovessi dire che non ho trovato difficoltà e che tutto va avanti in maniera spedita, naturalmente direi una bugia. Ricoprire il ruolo di sindaco in una città delicata come Ercolano è difficile, però dà anche grandi stimoli ed io amo le sfide e credo che Ercolano sarà una delle sfide che vincerò, perché la città è molto sensibile ai miglioramenti. Stiamo cercando di diffondere la cultura della legalità, la cultura della trasparenza, la cultura dell'accoglienza, tutti i procedimenti ambiziosi. Mi auguro che questa sfida verrà vinta e che riusciremo a restituire ai nostri figli una città più bella di quella che abbiamo ereditato. Certo, e come prima aspettativa innanzitutto dobbiamo fare i complimenti al sindaco perché ha dato una nuova visibilità a Ercolano, che non per rimproverare i vecchi sindaci, però forse Ercolano aveva bisogno di una forza giovanile che solo il sindaco con aiuto è riuscito a dare. Volevo un attimino una testimonianza riguardo a questa nuova leva di giovani di cui lei fa parte. È proprio così. Ercolano è una città particolare, c'è 1.200.000 turisti l'anno. Proprio di stamattina c'è il dato circa l'ingresso agli scavi di Ercolano, che soltanto nella giornata di ieri hanno registrato 5.200 presenze. Ecco, Ercolano è una città che ha grandissime potenzialità, come tutti quanti sanno, ma è una città anche piena di criticità. Ha 1.200.000 turisti l'anno, corrisponde a una disoccupazione giovanile che si aggira intorno al 70%. Ha 1.200.000 turisti l'anno, corrisponde a una grande fetta della popolazione che ancora vive nell'analfabetismo. E allora non possiamo andare avanti, come è successo negli ultimi 30 anni, dicendo che il turismo è una grande opportunità e basta. Il turismo diventa una grande opportunità soltanto se noi riusciamo ad includere nell'indotto turistico tutti coloro che si autoescludono, e quindi immagino le persone che vivono nei disagi sociali, le persone che hanno difficoltà a mettere insieme pranzo e cena. Ecco, questa è la sfida di un'amministrazione giovane, quello di dare un calcio alla rassegnazione. Quando abbiamo organizzato la Notte Bianca, abbiamo portato in città 30.000 persone, non l'abbiamo organizzata negli scavi, oppure al centro della città, oppure all'interno di una via Suiana. L'abbiamo organizzato lì dove prima c'era la camorra, lì dove adesso c'è la disoccupazione, lì dove c'è il disagio, ovvero nella zona del mercato, nella zona di via Vogliano, nella zona dei vicoli che prima facevano paura. Che voglio dire con questo? Voglio dire che la nostra sfida è ambiziosa. Sarebbe stato più semplice organizzare in una zona borghese, dove magari sarebbero scesi per strada le persone per bene, avrebbero fatto il loro acquisto, avrebbero sorriso e sarebbero tornati a casa soddisfatti. Non è questa la mia sfida. La mia sfida è riscattare una città intera, e non possiamo migliorare il Colano se non partiamo dal disagio sociale. E quindi sono soddisfatto, però devo dire che vivere così la mia sfida è più complicato. Benissimo. Allora, per quanto riguarda appunto questi, diciamo, la giornata che abbiamo avuto ieri di gran numero di visitatori ai scavi, vorremmo un attimino capire da sindaco se c'è la possibilità, ecco, parlando pure sulla tematica del lavoro, di creare degli spettacoli serali, magari con la funzione di giovani che danno la possibilità di avere visibilità nell'ambito del lavoro, cioè un ulteriore incasso da parte del comune per creare degli eventi non solo riservati al sindaco, ma anche, diciamo, il complesso aumentare del MAB a un teatro che potrebbe essere adibito anche a fruizione per il pubblico locale. Stai elencando quelle che sono le sfide reali in una città del Mezzogiorno e quindi una città come Ercolano. È troppo facile risponderti sì. Chi sindaco risponderebbe no alla possibilità di aprire la città una struttura come il Museo Archeologico Virtuale? O chi sindaco risponderebbe no a una domanda che ha una richiesta di organizzazione di eventi durante la sera? Però io con grande senso di responsabilità ti dico che tutto questo ha un costo che purtroppo le amministrazioni non possono più sostenere. E allora la risposta è: non organizzeremo nulla? Non è così, ed è proprio qui la sfida vera. Quando si hanno grandi risorse è troppo facile organizzare eventi. Il problema qual è? Che quando abbiamo grandi risorse e organizziamo eventi e distribuiamo le risorse magari con un criterio clientelare, senza invece coinvolgere la città, coinvolgere i commercianti, senza creare un indotto sociale virtuoso, non servono a nulla le risorse, non servono a nulla gli spettacoli,
noi dobbiamo fare in modo che questi eventi siano la conseguenza, siano l'effetto di un lavoro che noi facciamo con la gente. Organizzare un evento, investire diverse decine di migliaia di euro e non coinvolgere la città è un evento che ha arricchito pochi. Coinvolgere la città e conseguentemente organizzare un evento la cambia la comunità. Il mio obiettivo è perfettamente questo qui, cioè io voglio coinvolgere quante più persone possibile per poter organizzare eventi. A me interessa che per le strade scendano le persone, non soltanto che il MAB rimanga aperto e chiuso. Per questo la Notte Bianca è stato un grande successo, perché contare 6.000 ingressi al MAB in una sera di residenti è una grande vittoria. E che qualcosa sta cambiando, lo dimostrano i dati che abbiamo avuto stamattina. Su 5.200 ingressi agli scavi di Ercolano, il 30% erano residenti. Quindi significa che tutti coloro che prima si autoescludevano dall'indotto virtuoso del turismo, adesso invece si appassionano. In questa città è facile, invece. Bisogna essere coraggiosi, bisogna essere ambiziosi. In una sola parola bisogna dare un calcio alla rassegnazione. Non è facile però, perché lì dove non c'è più la camorra, adesso c'è il disagio sociale, c'è una povertà estesa e diffusa. E la rassegnazione vince facilmente contro la cultura. Ed è questa la sfida di un'amministrazione giovane, andare a colmare quel vuoto che ha lasciato la camorra, non con il disagio, non con la rassegnazione che provoca facilmente la realizzazione di nuovi clan, ma con la presenza dello Stato, con la presenza dell'amministrazione, con la presenza di eventi culturali che nascono tra la gente e nascono per la gente e non nascono per pochi eletti che si chiudono magari in una villa settecentesca e se lo godono quell'evento insieme ai propri familiari. Certo. E quindi come vedete ci sono grandi possibilità di Ercolano come visibilità per quanto riguarda i paesi vespuviani. Adesso vogliamo un attimino mettere un focus sul piano presentato dal Comune contro gli eventi di calamità naturale che il Sindaco ha presentato giorni fa. Se ci può sintetizzare in due parole. Abbiamo fatto una cosa molto semplice. Abbiamo presentato quello che è il piano di emergenza, che comprende il piano di evacuazione, qualora questa splendida montagna con la quale conviviamo dovesse decidere di svegliarsi. È una cosa molto semplice che hanno fatto anche altri comuni. La vera novità non è questa. La vera novità è come abbiamo investito le risorse per divulgare il piano di emergenza, per distribuire e diffondere il piano di emergenza. Chi ci ha preceduto negli ultimi decenni ha preferito acquistare decine di migliaia di euro in manifesti. C'era il piano, forse? In manifesti, sì, il piano c'è sempre stato. La particolarità è la diffusione del piano. Piuttosto che comprare centinaia e centinaia di migliaia di manifesti e di brochure, noi abbiamo fatto qualcosa di più innovativo. Abbiamo costituito e realizzato un'applicazione, un'app, che si può scaricare gratuitamente dallo smartphone, che in ogni momento ti dice cosa fare, qualora ci dovesse essere un rischio. Questa applicazione non è soltanto un'applicazione da utilizzare in caso di emergenza, è un'applicazione che rende più vicina i cittadini all'amministrazione. Quindi qualunque tipo di evento dovesse avere a che fare con l'attività della protezione civile può essere conosciuto attraverso questa applicazione. Siamo stati ambiziosi anche in questo caso, perché sarebbe stato facile fare il proprio dovere, limitarsi a fare il proprio dovere, affiggere migliaia di manifesti e avere la coscienza a posto. Noi vogliamo coinvolgere la città, vogliamo coinvolgere i più giovani, siamo pronti anche a ricevere delle critiche, perché il manifesto lo legge il cittadino, ma non può scriverlo. Sì. Con l'applicazione invece il cittadino non solo può leggere quello che io scrivo, ma può anche scrivere e obbligarmi a leggere. Questa è la vera novità. C'è un'interazione nell'applicazione. Assolutamente c'è un'interazione ed è questa la novità. Noi non abbiamo paura di metterci la faccia e di sfidare ogni giorno i problemi che i cittadini ci pongono sulla scrivania. E cari ascoltatori, vi assicuro che non sono pochi. Cioè, effettivamente, è una storia, diciamo questa, molto lunga. Per quanto riguarda invece, parliamo della giornata dell'autismo che si è manifestata ieri e che ha visto protagonista la cittadina di Ercolano. Ecco, quali propositi in quella giornata si sono fatti? È stata una giornata che mi ha emozionato. Parlo prima da sindaco. Investire, sensibilizzare la città di Ercolano spendendo 0 euro è sempre una sfida particolare. Torniamo sempre al solito discorso. In una città del mezzogiorno come Ercolano o c'è grandi idee o c'è molti soldi. Noi molti soldi non li abbiamo, dobbiamo inventarci qualcosa di particolare.
abbiamo chiesto un aiuto d'ufficio, devo dire grazie all'elettricista del comune che ha fatto i salti mortali per colorare di azzurro l'ingresso degli scavi. Avete visto tutti quanti quella fotografia splendida. Ecco, quello è uno strumento per sensibilizzare i cittadini. Poi la vera giornata dell'autismo è avvenuta l'estate, il giorno dopo, e abbiamo coinvolto tutte le associazioni. È stato per me bello vedere tutte queste madri pronte a scendere in piazza e a portare i loro figli, a farli sentire normali, a coinvolgerli. Questa è una giornata particolare, sapete perché? Perché spesso il problema rimane nelle quattro mura della casa di chi ce l'ha, e chi non lo ha non se ne rende conto. Obbligo dell'amministrazione è sfruttare queste giornate e utilizzarle come uno strumento per avvicinare coloro che il problema lo vivono tutti i giorni e coloro che il problema invece non lo conoscono. Questa distanza è madornale. Soltanto se noi riusciremo a ridurre questa distanza tra coloro che il problema non lo conoscono e coloro che il problema invece lo vivono e vivono questa tragedia, noi riusciremo ad avere una città più inclusiva. È inutile organizzare grandi eventi, grandi discorsi, grandi tavoli, quando poi magari parcheggiamo la macchina davanti al posto per disabili. Questo è un brutto è un segnale stupido, piccolo, ma è un segnale vero. Allora, queste giornate devono far ridurre le distanze da chi vive una tragedia e chi la tragedia non la conosce. Soltanto così noi riusciremo ad avere realmente una città più inclusiva. E parlare del mezzogiorno, di questi problemi, è difficile, perché parlare del mezzogiorno, di questi problemi, a un ragazzo che magari ha i genitori detenuti o ha i genitori disoccupati, è difficile. Questa è una sfida ambiziosa e noi questa sfida vinceremo. Perfetto, adesso per concludere facciamo una domanda stile Marzullo, sindaco, perché... Allora si dà anche la risposta. Esatto, adesso facciamo una cosa... Due domande che magari nessun giornalista mai ha fatto e che lui preme di voler fare, si trova ingabbiato. Qualcosa che di recente oppure di vecchio ha volontà di esprimere sul suo operato fino ad oggi. Quanto è difficile farsi una domanda? Penso a stamattina. Sono qui dalle 8:30 e elenco le difficoltà che ho dovuto affrontare. La domanda, che significa essere leader e essere sindaco di una città del mezzogiorno? Questa è la domanda, una domanda difficilissima da rispondere. Essere leader significa coinvolgere, essere leader significa prendere le decisioni per sé e per gli altri, anche quando nessuno lo chiede. Essere leader significa, davanti a un problema, non tentennare, ma trovare una soluzione. È facile essere leader in una città mercolana? No, è difficile, perché spesso ascoltare il territorio e prendere una decisione sono due cose che sono difficili da conciliare. Penso al piano traffico, penso al piano parcheggi, penso al piano commerciale, penso agli strumenti urbanistici, penso alle diverse esigenze di una città di 60.000 abitanti dove c'è una disoccupazione così diffusa. Questa è una palestra di vita, prima ancora che politica, eccezionale. Essere leader in una città come Ercolano, essere sindaco in una città come Ercolano, avere l'obbligo di prendere delle decisioni in una città come Ercolano mi ha fatto cambiare, mi ha fatto diventare più uomo, e questa è la mia più grande soddisfazione. Io sarò felice e sarò soddisfatto se dopo il mio mandato riuscirò a guardare negli occhi i miei figli, Angela e Renato, che hanno 4 anni e 3 anni, e con orgoglio riuscirò a dire che ho lasciato qualcosa in questo territorio che prescinde dal clientelismo, prescinde dai comitati elettorali, prescinde dal consenso. Ma sarò riuscito a lasciare qualcosa in questo territorio grazie alla quale la cittadinanza del Colano sarà più consapevole, sarà più orgogliosa di essere nata e di vivere in uno dei posti più belli del mondo. È proprio questo quello che manca nella nostra città. Se essere leader significa prendere delle decisioni che hanno questo obiettivo, io voglio essere un leader vero. Se essere leader invece significa soltanto rincorrere le emergenze e cercare di accontentare tutti o di scontentare tutti per conservare il proprio bacino elettorale, allora mi interessa più. Va benissimo. Allora, adesso come ultima domanda passiamo allo sport. Vogliamo sapere se il nostro caro sindaco di Ercolano ha qualche, diciamo, squadra del cuore, oltre chiaramente all'Ercolanese, che ci spiegherà un attimino la situazione della squadra locale. Io sono tifoso del Napoli. Sono tifoso del Napoli e quindi, come tutti i tifosi del Napoli, sono arrabbiato per quello che è successo domenica. Sono tifoso del Napoli e sono uno sportivo. Io pratico sport da sempre. Ho praticato tutti gli sport minori.
Ho giocato a pallamano, ho giocato a basket, ho giocato a tennis, ho giocato a calcio con gli ultimi coetanei, ho fatto atletica, ma soprattutto io sono stato un velista, sono stato un velista e ho partecipato a centinaia di regate. Sono stato un velista, sono stato in squadra nazionale, ho girato l'Italia in barca a vela e quell'esperienza agonistica mi ha formato molto, perché soprattutto gli sport minori formano molto, perché anche se non sei un campione riesci a confrontarti con gli altri ragazzi. Il calcio, il tennis, o sei un campione o difficilmente riesci a confrontare con ragazzi magari di altre nazionalità. Io invece in barca a vela non ero un campione, ero solo un buon giocatore. È un buon giocatore, ma grazie a questo sport io, quando avevo 13 anni, 14 anni, 15 anni, 16 anni, sono riuscito a partecipare a competizioni contro svedesi, israeliani, sovietici, americani. Per me questa è stata un'esperienza bellissima. E alla luce di questa esperienza non posso non immaginare che a Vircolano lo sport può essere un'occasione importante per tanti ragazzi che magari vivono nei piccoli e che non hanno mai visto il mare. E allora abbiamo cercato, anche attraverso i bellissimi esempi che abbiamo, dei olimpionici di Ercolano, abbiamo dei bellissimi esempi di sportivi, e anche grazie a loro noi cerchiamo di sensibilizzare quanti più giovani possibile, organizzando degli eventi all'interno delle scuole e soprattutto organizzando degli eventi all'interno dello stadio comunale, che non deve diventare solo un luogo in cui gioca l'Ercolanese, ma deve diventare un luogo di sport per tutti i ragazzi. È un momento di aggregazione che chiaramente auspichiamo a tutti i ragazzi di fare, perché lo sport, come diceva il sindaco, è un momento di comunicazione, di interscambio e possibilità di crescita interiore. Quindi non solo le materie letterarie, anche lo stare insieme, comunicare, confrontarsi con gli altri e dà la possibilità sempre più di migliorare. E quindi per questa rubrica La Voce del Sindaco ringraziamo il sindaco di Ercolano, che, come avete potuto vedere, in una veste nuova ci ha dato la possibilità di conoscerlo sempre di più. Grazie a lei, ma soprattutto grazie a tutti i radioascoltatori. Ringraziamo gli amici di Parola Libertà e grazie alla redazione, grazie alla redazione per avermi invitato, ed è un ringraziamento sincero, perché queste sono opportunità eccezionali che ha un sindaco per parlare alla propria comunità. Quindi grazie e vi aspetto ogni volta che lo vedrete opportuno. Benissimo. Ringraziamo il sindaco e per la trasmissione, per la rubrica La Voce del Sindaco è tutto. Ci aggiorniamo prossimamente per le nuove edizioni di questa rubrica. Per gli amici di Parole Libertà è tutto, ci aggiorniamo alle prossime. Grazie.